cuffie gli altri, no? Beh, sono raccomandati. Stampa, però forse anche sul ministero oggi girando. Buongiorno, buongiorno a tutti, ancora un lunedì di calcio per parlare di tutto della nostra regione quest'oggi, quindi sorso in corda. Io oggi sono anche emozionato perché oggi abbiamo il famoso parterre de Roi, va bene? Ci sono sempre io. Tu non c'entri niente. Tu sei il parterre del Queen. Anche questo è vero. Quindi Ernesto Bosso che comincia subito a fare il birichino. Ok. Poi abbiamo Elio Merroi, reduce dal Giro d'Italia. Signori, Gigi De Agostini, buongiorno. Buongiorno. Campionissimo e poi minchino di fronte alla bravura e i complimenti che si sprecano ad Attilio Tesser. Buongiorno, grazie Lorenzo. Sei emozionato? No. Siamo tra amici. No, tra emozionato, nel senso che forse hai anche un po' festeggiato, certo. No, sono stanco, quello sì. E non di festeggiare. Ti ha staccato è più. È bello festeggiare, io non amo, però. Ti ha staccato più il dopo promozione che. Sì, a casa di Gigi anche. E beh, immagino. Massimo Merroi! Buongiorno, ciao Massimo! Buongiorno, buongiorno. Ciao Locchietto un po' con la parte bracalante, no? Sì. Bene. La passionaria era da schiavo Davide Macchiol in attesa. Poi oggi no, mister... io oggi rappresento tutto Udinese perché Stefano Pontoni non riesce a e noi lo salutiamo allora. E lo salutiamo. In panchina però il mister ha messo Mattia Merroi, giusto? Ok. Entra quando naturalmente deciderà. Quando il mister decide. Io ti faccio i complimenti, comincio subito con Attilio Tesser perché insomma avere il Pordenone in Serie B credo che sia, a parte il fatto storico di cui si è parlato, però insomma complimenti veramente, insomma. Grazie, beh, è stata una bellissima cavalcata. Cavalcata, una mi pare. Sì, ci sono grosse possibilità. Adesso arriva quest'ultima finale perché giustamente con il vantaggio di arrivare seconda è entrata questa semifinale, l'ha vinta con merito, mi sembra di aver letto. Adesso c'è questo scoglio che non è semplicissimo di Pisa, però ci sono queste opportunità. E per il bello stadio Friuli, per poco, non è Pristina, a Udine non è male. Non sarebbe male. Quindi giocate sicuramente allo stadio Friuli. Sì, sì. Buona data. Bene. Guarda, Arena allo stadio Friuli, Arena. Ma abbiamo rischiato di andare a fare il derby con lui? Sì, anche lui, se va su anche Cristina. Riconosciamolo. Vabbè, come dicono, scordiamoci un po'. Sì, scordiamoci niente. Abbiamo rischiato di andare a fare il derby con lui. E per poco potevamo avere un'altra squadra in Serie A nel Veneto, Cittadella ieri sera, ma Gigi invece no. Gigi? Beh, no, io parteggiavo per da ex gialloblu, ero dalla parte del Verona. Però scusatemi, Verona non è in Veneto? Sì, Veneto. Abbiamo comunque la squadra in Veneto, anche se Cittadella non. Senta, lei ha già studiato. Anche se Cittadella non è. Sì, ma è Veneto lontano, è più verso la Lombardia. Sta contestando il sovrano. Noi tutti ti favamo. Non sei tu il sovrano? No, io sono l'aggiunto, io sono alla destra del padre. Noi tutti ti favamo il Cittadella perché così l'anno prossimo in Serie A c'erano due posti per la B. E invece così sempre tre rimangono. Beh, non ho capito questo tuo calcolo. No, no, io l'ho capito, ma l'ho capito, sì. Lasciamo parlare del Friuli che è meglio. Senti, ma è stata una specie di cavalcata quella del Pordenone, perché insomma, sì. Ma qual è stato il momento in cui tu hai creduto di poter ottenere la promozione, figlio?
banalità quando abbiamo fatto l'ultimo punto, i tre punti, perché non si può sentire, ma se non si può sentire questo. C'è già un contestatore, no, Massimo Meroli. È la differenza tra chi è dentro e chi è fuori, scrive e vede facile. No, ma lo dico sempre agli amici giornalisti, ne ho tanti. Ho ti ha già dato la benedizione, Massimo. No, è la verità. Quando dopo ti dicono che lo vince o che lo perdono gli altri, no? Io con la Cremonese ho recuperato 11 punti da febbraio a fine campionato. E l'ho vinto all'87esimo dell'ultima di campionato. Due pali interni, uno preso da suo da figlio Michele e la partita 5 rigori contro nelle ultime 7 giornate. E la partita dopo a Ravenna traversa no, sotto. Però, sai. Traversa sotto, sono due pareggi. Triestina ti prende 4 punti. E devi andare a giocare l'ultima a Salò. Sembra facile, la realtà che non è così, perché se siamo la Juve, allora aveva uno strapotere che va bene, è difficile che non approfondiamo questa una convinto. Buona squadra come eravamo noi si va complicato, ce la siamo sempre giocato con tutti, ne abbiamo forse due o tre partite diciamo così proprio un po' più facili, sono state alla fine Teramo in casa 4-1, bisogna sempre farli però un paio e il resto è sempre partite sofferte, quindi là chiaro che la partita di Trieste quando vinciamo a Trieste da 7 andiamo a 10 punti rappresenta un momentino di convinzione in più, poi dopo da quella partita noi 4 pareggi, loro 4 vittorie. La domanda era quando hai incominciato a pensare che ce la potevi fare, io credo che quando vince Trieste 10 lì incomincia a dire cavolo, ce la possiamo fare. Allora, poi è chiaro che finché adesso faccio un passo indietro, ci ho creduto da sempre, perché quando sei sempre stato in vantaggio con 5, 6, 7, 8 punti di vantaggio ci credi che poi hai la fiducia e l'umiltà però con cui ci siamo sempre confrontati in spogliatoio, è chiaro. Però quello di Trieste chiaramente è stato un punto fondamentale. Io giungo la partita un po' prima di una squadra che è stata la sorpresa vera del campionato, che è Limolese. Noi abbiamo vinto con Limolese dandogli una dimostrazione di forza, veramente abbiamo vinto 2-0, erano loro secondi in classifica in quel momento e avevano il vento in poppa, come il resto però abbiamo avuto quasi sempre noi. Attilio, venire a giocare a Udine con il Pordenone. Allora, primo mi spiace sinceramente per la città di Pordenone, sì. Perché trova a 100 anni della sua storia una squadra in Serie B e non può giocare nella sua città, è chiaro che c'è un dispiacere, punto, questo è evidente. Per me è una felicità, perché torno su un campo che ho calcato da giocatore, un campo che ho fatto 5 anni lì dentro, abito a Udine, cioè, ho fatto più anni oggi nella mia età, tra poco sono 61 da pochi giorni, ho fatto più anni qui a Udine, sì. Friuli che non a casa mia, a Montebelluna dove sono nato, quindi è chiaro che da quel lato sono felice. Poi andiamo in uno stadio che sicuramente è bello, bellissimo, che per i giocatori sarà uno stimolo. Ecco, è da vedere magari la dispersione, quanta gente riusciremo a portare. Posso dirti la mia idea, l'ho già detta qui in trasmissione tempo fa. Io sono convinto che allora Pordenone c'ha i suoi tifosi, porterà i suoi tifosi. Ma siccome è una squadra molto simpatica agli udinesi, no? Perché ci sei tu, c'è suo figlio, ma il Pordenone diciamo è una squadra che vi sta bene. Procura emozione. Esatto. Allora io voglio dire una cosa, ho già detto questo. Bravo Gigi, complimenti. Secondo me, se si può fare un discorso che riguarda più la società, viene fatto un discorso sugli abbonamenti, che chi fa l'abbonamento dell'Udinese, i tifosi friulani, metti una cifra, uno sconto particolare, io dico che un sacco di gente di Udine potrebbe, chi fa l'abbonamento, metti in curva, metti diciamo 50 euro in più per dirti, no? Potrebbe un sacco di gente fare l'abbonamento anche per Pordenone. Questa potrebbe essere un'idea, secondo me, perché c'è credimi, è un piacere, una curiosità, è un qualcosa, sì, di poi la cosa più bella è che praticamente a Udine ogni domenica avremo calcio di un certo livello, insomma. No, perché dopo direbbero che il Pordenone gioca meglio dell'Udinese. Ma secondo me farebbero l'abbonamento per quello, perché dopo tanti anni probabilmente il Pordenone gioca meglio dell'Udinese, giocare costantemente a casa è una cosa seria.
serie. Io dico, secondo me sono serissimo, di un modo di riempire lo stadio con più gente, dato che è grande, è anche un modo che di soldi che entrano in più nella, anche se sono allora due tre cose per ordine. Quello della possibilità di un doppio abbonamento, non so se sarà se sarà possibile, ma mi sembra che la società perlomeno stiano parlando, stia vedendo, perlomeno il presidente Lovisa, che poi è il proprietario ed è quello che da anni gestisce, che ha fatto secondo me veramente complimenti anche a lui, no, perché veramente ha intrapreso una strada che mai pensavo, me lo diceva tanti anni fa, io arrivo in Serie B, arrivo in Serie A, ridevo, sono sincero, quando ti dice queste cose, che aveva la squadra in interregionale, quindi era dietro, e ha questa passione per il calcio, lui, c'è suo figlio che fa il direttore sportivo, sono i meriti importantissimi anche loro che portano avanti questo progetto, e su Udine avrebbero questo sogno di poter combinare queste due situazioni qua. Chiaro che voi parlate di calcio e giocato, io penso che un po' di curiosità ci sarà, qualcuno ci seguirà, se andremo bene riusciremo a essere bravini, potrebbero continuare a acquisire, altrimenti è stata una curiosità di qualche settimana o di qualche partita importante che verrà. Però come quello che sapremo proporre noi, sì. No, io ho detto prima, secondo me il Pordenone è una squadra che procura emozione, è al tifoso, è la cosa che interessa di più. Esatto. Perché poi il risultato è una conseguenza, cioè ma vince anche. No, perché tra l'altro vince anche, ma il tifoso, soprattutto a Udine, gradisce quelle squadre che vengono fuori dal campo avendo dato tutto, sia avendo perso sia avendo vinto, insomma, ecco, questa è la tipologia del tifoso, secondo me. Senti, più c'è questa simpatia nei confronti del Pordenone, che perché è una novità, tenendo anche conto che parecchi pordenonesi frequentano lo stadio Friuli, tantissimi. Io da calciatore gli ho fatto tutti quei club, parlo a calciatore qualche mese fa. Pordenone è pieno, qualche mese fa, anche per me era qualche mese fa. Qualche mese fa, San Quirino, Colmocia, e ho fatto veramente tutti quanti quei club. Mi risulta che ci siano 2500 abbonati alla provincia di Pordenone. Ma sì, si riconoscono nell'Udinese, che è stato il centro. Adesso devono trovare un po' di piacere di trovarsi anche la domanda che mi piacerebbe farti, ma non è possibile, al di là di questa possibilità di affratellarsi, diciamo, di fare questa trade union a livello di abbonamenti, ma a livello di giocatori si farà, credo. Ma questa è una proprietà che sta parlando, penso, adesso vediamo. Sarebbe interessante, sarebbe interessante. L'Udinese sarebbe uno sfogo importante anche per l'Udinese, insomma, invece di mandare Perica, non so, giù e Scufetti. No, vabbè, faccio per dire, scusami. Questa ti voglio bene, non è una cattiveria. Non è una cattiveria. Tu lo sai che ti voglio bene, ma ho fatto un esempio. Proprio quello. Ho fatto proprio quello. Vabbè, Bali ci ti va bene, Viseu non lo so, Viseu fino a dicembre non parlo più, ecco. Arrivederci Lorenzo. Scusa, Massimo, potresti tirare su Attilio perché è ancora rovesciato per terra. Ma dai, povero, quanto valeva che rimanesse in C? Ascolta, e tu dal vuoto non gli dai niente. Io il Watford li do all'Udinese, perché l'anno prossimo, dopo il 12° posto, il gran campionato di quest'anno, puntiamo a qualcosa di più. No, Ernesto, dici falsità, perché allora Okaka, Zigela e Wilmot tornano a vuoto? Ma tu non sai, ma quelli sono quelli scarsi. E dell'Ufeo va a Verona, a Napoli. Non penso vada a Verona. Adesso a Napoli, dell'Ufeo. Vedremo. Perché se prendono De Paul non prendono anche dell'Ufeo. Quelli buoni del Watford, quelli che stanno in panchina, non quelli che stanno in tribuna, l'anno prossimo verranno a Udine. Non capisci, ma... Senti, se va male l'allenatore, magari... c'è quello di riserva che lascia il Pordenone e viene a Udine, e quello di Udine va a Pordenone. Non può dare regolamento. Però la scelta, devo dire la verità, che la scelta di Tudor mi ha lasciato colpito. Perché se dovesse andare male, non so chi prenderemo per salvarci. Oh, vabbè, ma non andare così tanto oltre già. Senti, ma chi è che ha detto qui l'altro giorno che stavano cercando allenatori, ce n'avevano uno in casa? Non so se Pizzolo chi era? O Giacomini. Pizzolo. Beh, no? Adesso, a parte gli scherzi, io conosco Attilio da una vita e credo che sia
veramente un ottimo allenatore. Quante promozioni hai ottenuto nella tua carriera? Ma non conto, le ho, ne ho ottenute 4, 3 però di Lega Pro e una di Serie B. Si inizia sempre, si cresce. Vabbè, con Lombardo sei andato in Serie A, sbaglio. Scusami. Lega Pro e una il discorso non era il fatto che sarebbe stato fatto 2 settimane fa quando ancora Tudor, quando Tudor sembrava lì in bilico, che qualcuno propose ma perché non chiamare te serie, io dissi che non è profilo da Udinese, non per i risultati assolutamente, ma perché l'Udinese sappiamo che cerca sempre il nome un po' esotico, il nome un ancora nazionale, Velasquez, Tudor, sì, appunto, cerca sempre su quei profili un Iachini po'. Iachini era un nome esotico. Quanti anni fa, Massimo? Quanti anni due, fa? Tre anni fa. Vabbè, mica preistoria, Beh, più o meno per noi sì. Comunque, insomma, un tessera a Udine non sarebbe una brutta idea. Nessuno. Sono già stato calciatore anche come allenatore, quindi ha fatto la primavera. E basta. E va bene, insomma, sì, che vera. No, ho già fatto il ciclo, vai. Mai tranquillo. Dire mai. No. Come hai fatto? Guarda, non mi sono mai male Tudor. Dimmi, hai fatto il ciclo. Cosmi. Lassalo perdere. Pensavo lo facesse solo la Cosmi che mi serve a Valencia, lassalo perdere. Senti, ma sto De Agostini. È veramente forte, io l'ho visto giocare, veramente forte. Ma non lui, suo no, figlio. Ma la grinta e il temperamento. Lascia perdere lui. Ma la che... grinta e il temperamento del papà, quello che diceva. DNA giusto? Quello che diceva Gigi prima. Che poi non è neanche tanto giovane, diciamo francamente, perché è guardate, diversamente giovane. È diversamente giovane. Ha 35 anni. Però ti ha fatto gol anche l'ultima partita, mi pare. Ma ne ha fatti di gol. Ma lo visto, è fortissimo. Ha fatto 5 gol in campionato, uno nel che poi oltretutto ricordiamo a beneficio di chi ci ascolta, insomma hanno vinto anche la Supercoppa, no? Quindi, tanto comunque bello. Unica squadra imbattuta in trasferta in tutta Europa. In tutto. Ma tutti i portatori. Beh, siamo i fieri. Io tifo per i piedi. Ma io sono. Tuo figlio è un osso, hai capito? No, figlio ma tutti, no. Tutti, cioè voglio dire, secondo me. Tessera io l'avevo trovato, a Tilio l'avevo trovato in giro a Udine all'inizio dell'anno. Gli ho detto guarda che hai un patrimonio, non venivano da un'annata bellissima perché l'anno prima c'erano stati degli screzi col precedente allenatore e poi Rossito aveva sistemato un po' le cose, erano riusciti ad andare nei playoff però poi sono usciti. Io mi sono permesso solo di dire una cosa, avendoli visti in questi anni, perché meritavano già anche 2 anni fa miglior sorte, sì, nella semifinale con il Parma. Succede. Io gli ho solo detto una cosa a Tilio, che secondo me aveva un patrimonio da poter gestire perché aveva uno spogliatoio buono di ragazzi che erano assieme da un po' di anni e che se avessero trovato un allenatore come si deve. Per questo saranno andati contro un muro, ma è vero, cioè, infatti mio figlio mi ha detto, noi non parliamo molto, ma mi ha detto, prima di tutto si torna a sorridere un po' e si torna a dormire la sera anche, cioè pensa com'erano messi, quindi da quando è arrivato secondo me la cosa più importante è quello che ha sistemato le cose, prima di tutto, ma lo spogliatoio è fondamentale. Prima di tutto lì, perché se tu sei forte nello spogliatoio sei forte anche in campo, e poi dopo insomma... un po' la bravura dei giocatori, perché sono giocatori di qualità anche, fusione tra giocatori vecchi e giocatori giovani. Ha un grosso settore giovanile il Pordenone che ogni anno arrivano in finale, sono campioni d'Italia, insomma puntano molto anche sotto questo aspetto. 10 ragazzi quest'anno li avevano venduti a società di Serie A. 12. 12, ecco. Quindi 14. Sono una realtà. La tabellina del 2. No, 12 era il giorno della presentazione, poi sono andati via 2 dalla prima squadra. Suo figlio Lovisa ha giocato la prima e 2 in Coppa Italia. Ha battuto l'Inter in Coppa Italia. Poi per finire, la capacità di un allenatore che ha una certa esperienza anche di vincere, perché non è casuale la cosa, perché se tu vai a vedere. Ci vuole gente al comando che abbia avuto delle esperienze anche sotto forma di vittorie, perché ti infonde quello che magari ti è mancato negli anni precedenti. Importantissimo, sì. E si parte lì dalle campionati minori, si cresce. A qualsiasi livello, quando vinci, non è mai facile, partendo dalle categorie minori fino al massimo. Sì. Quando vinci è perché hai qualcosa, non viene per caso.
secondo me. Se posso una domanda, vorrei fare una domanda al mister, proprio su quanto ha detto De Agostini sul fatto dei problemi che hanno i giocatori, che stanno sulle spine, magari si innervosiscono. Vediamo sempre più squadre che quando c'è qualche problema di gruppo tendono a sciogliersi molto facilmente. L'abbiamo visto anche noi quest'anno ad Udine. Quanto l'allenatore può andare a intervenire in screzi magari tra giocatori che magari esulano dal calcio? Quanto può fare da psicologo? Io penso molto, ma non il fatto esterno, il fatto interno, cioè di far prevalere l'importanza di quel noi. Non è facile, perché direi una bugia, però io penso molto nello spazio che tu hai dentro lo spogliatoio. Per me è fondamentale, possiamo parlare di tattica, di tecnica, di valori, di giocatori, quello che vuoi, se non c'è una compattezza, parlo di uno zoccolo duro importante che traina tutto, si fa più fatica. Screzi esterni sono difficili da gestire, se poi nascono dalle donne peggio ancora. Facciamolo finire. No, è un dato di fatto, però l'interno è il tuo lavoro, quello di portare tutti quanti su una strada e di gestire. Questo è il nostro lavoro. Per me è principale questo. Senti Attilio, avete anche momenti al di là del campo, degli allenamenti che vi trovate al di fuori per creare il gruppo, insomma, cioè, c'è un qualcosa di no, i ragazzi si trovano, devono stare bene assieme. Io dico, sai, le cene, le famose cene che si fanno ogni tanto, può andare bene, si fanno, ma non tanto tra di loro, secondo me le devono fare, perché è una partecipazione loro. Poi possiamo qualche volta esserci anche noi in un momento difficile, però mediamente deve esserci una stima e un rispetto reciproco, una lealtà quando si va lì dentro. Io la butto lì all'inizio e la porto avanti su questo. Sono sincero, se c'è qualche problemino vado subito allo spogliatoio, non lascio passare nulla, vado dritto per dritto, delle volte col capitano che gestisce male quei due o tre giocatori o su tutto il gruppo, però intervenire subito dove c'è qualcosa che non va. E nel caso in cui si vede un giocatore che magari tende a restare isolato dal resto del gruppo, cosa si fa? Si cerca di capitano, si capisce perché, certo che sì. La lettura è di perché si isola. Ma qual è il problema più grosso che hai avuto nel gruppo quest'anno? Zero. Vittorio. Qualche ragazzo che ti viene a parlare, che ti viene a chiedere del suo momento, quello sì. Qualcuno anche di importantino, tra virgolette, che poteva avere un peso nello spogliatoio. Ma guarda, io mi capita delle volte di andare a parlare, per me ci sono due situazioni. L'allenatore per me deve essere autorevole. L'autorevolezza te lo dà per me la competenza e soprattutto per quanto mi riguarda la moralità. Fatti questi due sul gruppo parlo, cioè il gruppo ti pesa se sei più o meno capace di quello che vai a. Devi trasmettere e devi dare un qualcosa. Beh, esempio, insomma, e ti pesano, quindi devi essere credibile. E sei credibile sul piano tecnico e devi essere credibile sul piano umano, perché se sbagli i rapporti, ecco che tu aiuti a sfasciare o a non formare un gruppo. Privilegi un giocatore, ti comporti con uno in una maniera, uno con l'altra, cerchi di avere quindi un grande psicologo oltre che un grande allenatore, insomma, psicologo. Io dico sempre moralità ed esempio, insomma, praticamente sì, deve darlo. Poi coerente. Dentro questo si sbaglia, perché una parola in più o in meno che fai, o mezza con uno, o un gesto, una cosa, questo è errare umano e può essere per il calciatore. Se è continuo non è una tanto. Anche perché devi gestire un parco giocatori che ormai, quanti sono? 25-26 giocatori. Se pensi che ai nostri tempi si faceva una stagione con 16 giocatori più 2 della primavera, cioè per un allenatore secondo me la cosa più importante più difficile è la gestione del gruppo, far passare oltre che sì. Allora si pensa di vincere con gli 11 che giocano, perché poi una squadra base esce, no? Michele ha giocato sempre, dietro c'è un ragazzino che è arrivato a gennaio, anche bravino, però ha sempre giocato per merito e tutto. Però se quella partita 2 che è una che è mancato, chi è dietro fa male, la paghi. E invece se tutti quanti, certo, chi sono dietro si fa trovare pronti, certo. E questo è il gruppo che coincide, al di là di noi allenatori, poi c'è anche proprio i compagni, quello che trasmette. Poi è chiaro che se ti entra quello che entra a sostituire il titolare, entra in una squadra che funziona, è chiaro che è più facilitato. Se entri in una squadra che non funziona, è chiaro che anche trovare la squadra base serve. Questo ragionamento mi ha portato un attimo a pensare a Udinese, nel senso che l'ultima partita di Cagliari, dove hanno giocato i difensori, il titolare, il portiere, gli altri erano praticamente tutte riserve, qua Mandragora ha giocato. Non hanno fatto una partita, per l'amor di Dio, eccezionale, però comunque hanno fatto una partita seria e onesta,
e quando hanno segnato vedevo che esultavano e c'era partecipazione, e mi ha fatto pensare questa cosa. Positiva, che vuol dire, sì, perché vuol dire che l'allenatore era riuscito a coinvolgere anche quelli che non giocavano. Certo. E secondo me quella partita lì è stata, non dico fondamentale, no, per quella di Cagliari, l'ultima, non dico che è stata fondamentale, però secondo me era importante, era stato un segnale comunque. Sì. Tudor veniva riconfermato comunque, ma è stato un segnale importante questo, secondo me, perché vuol dire che l'allenatore era riuscito a coinvolgere anche quelli che non giocavano mai, perché alla fine la faceva giocare più o meno sempre quelli, a parte nella partita con la Lazio che ne aveva cambiati. Beh, comunque io credo 4-5. Che mi sembra di poter dire, senza tema di essere smentito, che l'idea della società di confermare Tudor sia la più... più sensata, più logica. Siete d'accordo anche voi? E comunque ricordiamoci che siamo arrivati ai dodicesimi, ma che siamo arrivati all'ultima giornata a salvarsi, al di là del dodicesimo. Scordiamocelo passato, un'altra stagione così non avete capito una cosa, un attimo solo. È molto più facile parlare di Pordenone che di Udinese. Parlato di Pordenone da tutto liscio. Siamo sereni con lui. Continueremo fra poco. Lasciamo la linea alla regia. Salutiamo Cristian, ringraziamo per la sua assistenza. Fra poco. Ma scusa, la Santa Messa in diretta su Radio Spazio, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 18.30 dal Santuario della Madonna delle Grazie di Udine. La Sabide, la messa in Marilenghe all'Issis e Miege e Soresere dall'Oratori della Purità di Placedomo, e la domenica mattina alle 10.30 in diretta dalla Cattedrale di Udine. La Santa Messa in diretta su Radio Spazio. Il gruppo Zaffiro da oggi è a Rivignano. Per anziani anche non autosufficienti, camere climatizzate, cucina casalinga, parrucchiera, fisioterapia, animazione, personale infermieristico H24. Ma soprattutto con l'attenzione e sensibilità umana che confermano il gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento nel mondo dell'assistenza agli anziani. Anche a Rivignano, gruppo Zaffiro, 800 005 566. Giornate di sport, cultura e solidarietà, 23esima edizione. A maggio e giugno nel comune di Tavagnacco, incontri culturali, musica, sport, spettacoli e integrazione sociale. Tutte le manifestazioni sono ad ingresso gratuito. A Tavagnacco, giornate di sport, cultura e solidarietà. Per informazioni 0432 42 8 49. Ufficio stampa @nuovaatletica.it. Spazio Sport è un programma dedicato soprattutto ai tifosi. Puoi intervenire in diretta. Chiamalo 0432 51 26 61. SMS 335 1278 120. Email diretta @radiospazio.it. Spazio Sport. Eccoci nuovamente in studio. Ma la cosa che volevo sapere adesso, perché riguarda un po' sia il Pordenone che l'Udinese, perché adesso la campagna rafforzamenti, come si dice, che non sono sempre tali, è ben cominciata, ecco, per affrontare questa Serie B, che idee ci sono a Pordenone? Dopo diremo quelle che ci sono a Udine. Ma non perché è che qualche cambiamento lo dovrai fare. Noi manterremo la base di questi qua che hanno vinto campionato, e si va a inserire qualche giocatore esperto di categoria. Perché veramente ce ne sono molto pochi che hanno giocato in Serie B in questa squadra qua. Quindi ci sarà un cambiamento di 4-5 basi, perché un paio per reparto devono essere inseriti. Beh, 4-5 mezza squadra. Sì, mezza squadra è 22 per me, e gli 11 tutto ci può essere, ripeto, uno per reparto, quindi sono tre, dopo ti può arrivare il quarto. Penso che il 4 base possa essere. È successo spesso che il salto grosso non è tanto dalla C alla B quanto dalla B alla A. E se andiamo a vedere, ci sono state delle squadre che Lecce quest'anno, io non so quanto Lecce aveva cambiato la squadra. 9 undicesimi. Ne aveva cambiati così tanti? 9 undicesimi, sì, ho visto. Ecco, la SPAL no, per esempio. Però la SPAL un po' meno. No,
no, no, anche la spalla ha cambiato molto. Io con Novara niente, no, cambiati due. Solitamente chi fa bene in C no, fa bene, bene anche. Può far bene, cioè, può far bene chi fa bene chi va giù anche. Sì, 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 però sì, come, come mi aveva detto poco tempo fa, deve partire bene. Scrive Bosco. Se ripete, deve, no, sono bene, i numeri. L'ha detto lui. È retrocesso chi è andato? Il Padova. È qua vicino. No, il Portoguaro. È stato uguale. Vabbè, ha fatto un passaggio. Sì, no, ma che non ha fatto passaggio oggi dire il Portoguaro. Aveva fatto una buona squadra, cioè non è che sia stata una meteora laggiù in fondo, no, si è giocato tutto il campionato. Solo che è un campionato difficile. Serie B è importante partire bene. Devi partire bene per non trovarti giù, perché fai fatica poi a, a risalire. È un campionato molto simile alla, alla, alla Serie C come, come difficoltà, solo che la qualità, come chiaramente le categorie ci sono. E la qualità, beh, ci vuole, la qualità sì, aumenta. Abbiamo visto ieri sera la qualità del Verona alla fine, no? Sì. Su Cittadella, super organizzato, grande squadra e tutto da anni. Però dopo chi ha qualità, il Verona ha qualità di Serie A, non ha qualità di Serie B. Quello è quello, preferivo quello Cittadella. È. Scusa, Attilio, toglimi una cosa. Tu che hai allenato in Serie A e anche nelle categorie inferiori, il mercato, quanto incide l'allenatore? Ma dipende, in alcune società ho potuto incidere un po' di più, in altre un po' di meno. Io sono un aziendalista, qualche volta in una società anche di Serie A mi hanno anche accusato di questo, perché l'anno precedente c'era un allenatore che si era tra virgolette imposto. Io ragiono così, assieme si parla di come l'allenatore vuole giocare, deve individuare le caratteristiche dei giocatori, poi in base a, ecco, alle possibilità si va a verificare. Mediamente un paio di giocatori da me richiesti mi erano sempre concessi, delle volte due o tre a seconda di dove vai. Finita la ci confrontiamo però nome su nome quando la società te lo propone, questo, questo sì. Trovi sì, due, io trovo qui due o tre, dopo c'è, ma è giusto, certo. La società investe, la società fa. La società, se io chiedo un difensore centrale piccolo, rapido o veloce, dico una sciocchezza, e me lo compra di due metri, magari ci confrontiamo sì, perché ne volevo uno piccolo e rapido. Su questo, e qui sono confronti tecnici, però le scelte dopo sono societarie. Però il confronto tecnico deve essere sempre continuo e confrontarsi, non è il primo che arriva, va bene. Ma cioè lui voleva la Perez, gli hanno preso di Natale, capito? Si è lamentato. No, voleva dell'Aiz e hanno detto di no, capito? Come centrale, ma avevi chiesto dell'Aiz tu, no? No, no, centrale, no, 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 adesso al di là di tutto, no, si fa così. Dopo mediamente la società, parlo dove sono stato sempre i due o tre giocatori che tu cerchi, perché li conosci, cioè, sai, no, mi sì. Ma mediamente tu individui il ruolo, e poi lasci libera la società. Il ruolo e caratteristiche, sì. Sì, e lasci libera la società. Sì, sì, sì. No, è libera, sì. Sì. E ripeto i nomi, io. No, oltre ai nomi definiti, sì, tutto il resto, tu individui i ruoli e le caratteristiche, sì, poi è la società, cioè, che sceglie i nomi. Certo, sì. Che poi la società è poi quella che deve tirare fuori i soldi, quindi se ce l'ha li compra, se non ce l'ha non li compra, questo è il problema alla fine, no? No, perché io so che Ronaldo era nella sua lista. No, ma è una società tirchia? Rolando, hai sbagliato, prima che avevo detto Rolando, è un centrocampista centrale. Se no alla Manzanese Rolando, se ci serve. Vabbè, l'Udinese, siccome l'Udinese non è così, ma questo chi viene all'Udinese lo sa, quindi non è che. Beh, questo lo sappiamo, ma stiamo parlando adesso del Pordenone. No, perché no, io sembrava. No, mi sembrava che la domanda sottintendesse no, non è esplicito, diciamo, esplicitamente, scusa. No, scusami, sono tonto, non l'ho colta. Io ho parlato delle mie esperienze, io ho parlato delle mie esperienze. I nostri ascoltatori sono invece molto intelligenti e riescono ad ampliare l'offerta delle risposte. Io so che Attilio Tessera deve andare via, giusto? Sì, vado a un altro impegno non radiofonico, televisivo. E non esattamente dietro l'angolo. Non dietro l'angolo. Diciamo dove vai, va a San Marino. A San Marino, a San Marino. Quindi non è mica un segreto. No, no, assolutamente. Non è che no, vai a portare capitali all'estero, insomma. Quindi. No. Vabbè. Senti, io ti ringrazio perché non voglio trattenerti, perché so che sei in ambascia, perché il viaggio è lungo, eccetera. Quindi. No, è stato un piacere mio stare qua. E che finalmente adesso posso dire, finalmente, siccome siamo anche amici, perché certo, al di là di tutto ci conosciamo. Ci conosciamo un po' di mesi, anche con te. Qualche mese, no? Ci conosciamo. Quindi finalmente adesso ci vedremo una domenica sì, una domenica no, insomma, ecco, almeno quello. Sabato. Insomma. Noi siamo sì, di sabato. Ah, sabato, sì, ancora siamo meglio. Sabato. Sì, sabato, sì, sabato nel villaggio. Diciamo come hai detto tu prima che. Dai, non so, poi. Ma dice sabato per.
questione di calendario, perché tecnicamente ormai la Serie B gioca sabato, domenica, lunedì, venerdì. Sì, ma sì, penso faranno. Spero li facciano giusti. Non so dove andiamo, su che TV. No, noi saremo sempre sfalsati rispetto all'Udinese. Sì, è quello chiaro. Beh, voi siete andati quest'anno su la Serie B, era su DAZN. Noi eravamo Serie C, ci siamo arrivati. Ah sì, giusto. Ma lui è avanti, scusa. Era Eleven Sport. Io vedo le partite con... Vabbè. Quindi il prossimo anno comunque in ogni caso ci vediamo. Insomma, dai, una settimana. Un piacere, siamo qui a casa. Finalmente. Ragazzi, posso farti un'ultima domanda, così personale? Senti, tu sei fermato a Udine. Causio sei fermato a Udine, mi sembra che altri giocatori... questa scelta Udine dopo carriera, c'è un perché? C'è ma premetto che a Udine si sta benissimo, quindi dico questa, mia moglie è nata a Udine in Piazza Libertà, quindi ti ha costretto lei. No, è stata condivisa chiaramente, però c'era avendo fatto qua, abbiamo fatto base e casa qua e ci siamo fermati qua, dove si vive bene, si sta bene, sto bene anche a Montebelluna, il mio paese, c'è un paesetto piccolo, carino, si sta bene anche lì, però abbiamo trovato casa qua e quindi ci siamo sistemati qua da 36 anni. Resti sono qua. Si sta bene, dai, lo sappiamo. Attilio, ti seguono tutti i nostri complimenti. Grazie fin troppi, in bocca al lupo, ti ringrazio, Presidente Luisa, che faccia le cose per bene, mi raccomando. Sì, le vuoi fare, lui pensa già in grande, bisogna fermarlo. Sì, bisogna fermarlo un po'. Lascia che pensi in grande. No, lui, ho detto prima, era in interregionale 10 anni fa, mi ha chiamato a vedere il centro. Che uno che ci crede. Far vedere tutte le sue cose belle. No, per noi sarà molto importante, per noi parlo Pordenone, ma parlo società, adesso è veramente città. Far bene il primo anno, mantenere la categoria, perché da là poi nasce tante società piccole, come Novara che siamo salite in Serie A, mancavi da 55 anni, quelle cose le senti, qui si manca da 100, non è mai stata. E quindi sapere di fare quello che è successo con l'Udinese, con Massimo Giacomini, perché no, insomma, è un po' capitano, insomma. A me piace volare basso, essere realista. Tranquillo. Prima difendiamo la categoria, poi se siamo particolarmente bravi. Comunque grazie veramente di essere stato. Grazie, spazio. Buone vacanze a ciao, tutti. Mandi. Ciao Attilio, bocca al lupo. Ciao, Attilio. Ciao, mi raccomando. Grazie. Un saluto alla famiglia. Stacori? No, grazie. Attilio Tessera, Radio Spazio, l'abbiamo salutato, ci siamo complimentati, gli auguriamo un felice campionato, come anche al figlio di Gigi, perché insomma è conseguenziale. Insomma, Gigi, ma tu non giocava con te? No, io sono anziano, cioè. Ah, giocava. Io ho smesso nel 95 di giocare. E già non sono giovani quelli lì. A 41 anni. Io ne ho 58. Portate coetanei, guarda. Senti, ma ti piace questa idea della conferma di Tudor all'Udinese? Ma secondo me è la scelta più giusta, più saggia, perché tra l'altro anche l'anno scorso, perché chiamato in un momento... Tra l'altro, rifacendomi a quello che dicevi prima, è importante avere un allenatore che abbia giocato, che abbia vinto. Che abbia anche assaporato determinate cose, bravo, ecco, diciamo, insomma, quindi, ma che sappia gestire soprattutto le situazioni, sappia gestire lo spogliatoio. Massimo, mi pare che negli ultimi tempi l'ha saputo gestire alla grande. No, ma anche perché l'anno scorso, quando l'hanno chiamato in un momento di difficoltà, bene o male comunque aveva salvato la squadra. Sì. E mi è parso già strano che l'anno scorso non fosse riconfermato. Io ho l'impressione che tu sia un allenatore molto pragmatico. Quindi senza tanti infiorituri, senza fronzoli, eccetera, come ne abbiamo visto passare più di qualcuno qui a Udine, insomma. E quindi io sono stracontento, devo dire, che abbia confermato tu. Posso aggiungere una cosa? Sì. Io dico, vedi, non ha fatto l'offeso, è tornato volentieri di nuovo a Udine a rimettersi in gioco. Cioè, certo. Questo può darsi che lui abbia trovato anche l'ambiente giusto per quello che vuol fare lui, per quello, hai capito? Perché se fosse stato un altro, dice no, non mi avete... Comunque... Parliamoci chiaro, lui ha fatto la cosa, alla fine ha fatto la cosa più semplice del mondo. Adesso non per sminuire quello che ha fatto, attenzione. Era una situazione era molto difficile quest'anno, sì, rispetto però, all'anno scorso. No, a parte lo spogliatoio che era quello che era, una polveriera, però insomma perlomeno ha messo
Gigi D'Agostini a fare il terzino, perché ha sempre fatto il terzino o l'esterno sinistro, giusto? Ha messo gli uomini nei posti giusti, cosa che prima non faceva, perché non dimentichiamo che abbiamo visto giocare Pussetto terzino, sì, ragazzi. Pussetto terzino l'ha fatto una volta Velasquez, ma non è quello, sì, abbiamo visto lo stesso De Paul, ma non era quello il problema. Ah, no, ma c'era il problema era che c'era una squadra che giocava con il centro troppo basso, esatto. E tu puoi essere bravo quanto vuoi, avere giocatori nelle ripartenze, ma se riparti a 80 metri dalla porta avversaria, ragazzi, dopo tre ripartenze sei fatica. Invece lui ha alzato 20 metri il baricentro della squadra, alla fine i giocatori giocavano tutti in quel ruolo lì, soprattutto ha preso meno gol era perché sei un po' più vicino, perché se stai sempre personalmente non so voi, però io sono un po' non preoccupato, perché insomma di tempo ce n'è, insomma appena finito il campionato, finito il calcio, diciamo, con la finale di Champions League eccetera, però insomma io credo che una squadra si costruisca, mi insegnano, con l'asse centrale, no? E quindi l'asse centrale da noi c'è Musso, c'è e Kong, c'è. Mettiamoci Mandragora e davanti Lasagna, che non dovrebbe andare, no, togli eccetera. Sia Lasagna che Okaka, togli sia Lasagna che Okaka, ecco, e questo è il fatto. Ma perché Okaka? Okaka non rimane. Okaka, c'è stato questo famoso litigio tra Okaka e Mourinho, l'entourage del giocatore non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito a quanto è successo, quindi sappiamo le voci che circolano, forse Massimo sia un altro caso zappato, poi episodio che non credo che non funzionerà molto, meno grave di quello che si possa immaginare. In ogni caso ci sarà un incontro per provare a trovare una accordo per farlo restare, perché comunque l'ingaggio è l'ingaggio è alto, non è da Udinese, mi sembra improbabile che possa rimanere. Magari parlando, leggendo una riduzione dello spazio, eccetera, che gli venga spalmato il contratto da 2 a 4 anni, allora tutto è possibile. Lì si parla di trattative che possono andare bene. Comunque, da quello che leggo sul tuo giornale, Massimo, l'idea di portare Krunic e Krunic è un buon giocatore, lo diceva magari prima, e Ciano. Sarebbero loro due i sostituti di De Paul, fondamentalmente. Sì, fondamentalmente. Vorrei capire cosa vogliono fare di Baracca. Baracca, spero che lo tengano per giocare. Un mistero, perché quest'anno non ha mai giocato, e l'anno scorso era stato uno dei migliori giocatori. Era uno di quelli che mi aveva impressionato. Da quello che ho capito anche è che Teodorzic dovrebbe essere centravanti titolare. No, aspetta, calma. Tu hai Baracca e Teodorzic che vanno recuperati fisicamente, quindi quest'anno verranno recuperati fisicamente, non potrei mai pensare di farci la squadra intorno. No, ma su Teodorzic è quella l'idea, e ci puoi provare, ma dopo 8 mesi di inattività diventa dura, Comunque se tornasse... mi ci dico, con questa squadra arrivavamo a 50 punti se non c'erano gli infortunati, con questa squadra arrivavi a 50 punti se avevi Okaka forse dall'inizio dell'anno, forse, o se avevi Teodorzic sano. Okaka l'abbiamo visto, vediamo, ha fatto 6 gol in 16 partite, che significa sì, ma tutto il resto che ha fatto, scusami, cioè io Okaka non lo lascerei, cioè onestamente non lo lascerei andare, proveranno, abbiamo già commesso l'errore con Zapata, che appunto, non puoi calcolarlo come errore nel momento in cui Okaka non accetta di stare dietro certi parametri, perché parliamo di un ingaggio da 2 milioni di euro. Zapata io penso sarebbe rimasto. Parliamo di 20, cioè è stato pagato 20 milioni dalla Sampdoria, fu pagato di euro. Non potevi fare un accordo stile Juve. Cosa vale Zapata oggi? 40, 50. Allora scusa, se tu lo vedevi come un investimento, Zapata avrebbe dato un buon contributo all'Udinese, in più magari se loro volevano fare cassa avrebbero fatto anche cassa con Zapata. Poi insomma, che ci fate voi con con Okaka in Inghilterra o al voto? Ma scusa, abbiamo la tribuna libera, scusa, sta bello sereno lì la polpozzina. Ma infatti a Watford mica come voglio, no? Cioè, io faccio una considerazione su quello che ha detto Elio, perché da un po'... Voglio dirti solo, no, io ho paura che un altro come Okaka, dov'è che lo trovi? È da un po' che non litigano Elio e Ernesto, lasciai litigare. Litigate pure, mi rilasso. Elio mi parla di un investimento da 20 milioni di euro. Sì. Cioè, adesso, io ne conosco poco della storia dell'Udinese, ma 20 milioni di euro l'Udinese con investimento non lo vede proprio. A livello di battuta, chiaramente. Non esiste proprio. Questa squadra ha bisogno di investimenti, ha bisogno di un attaccante che sia un attaccante vero. Come scrive
come scrive Michele Del Gobbo, sì, però mettiamoci in testa che un attaccante decente non puoi pagarlo con due sacchi di patate, esatto, sì, o avere stipendi fermi a 10 anni fa. Sì, sono perché d'accordo, sono d'accordo. Bisogna che ci siano investimenti, si vogliono fare, si fanno, non si vogliono fare, salvezza l'ultima giornata, poi ci glorifichiamo per il 12° posto di fronte ad un calcio inguardabile. Per questo io sono contento del Pordenone, perché può essere che il Pordenone porti un bel calcio alla Dacia Arena, perché la Dacia Arena non sa cosa sia il bel calcio. Qui ci vogliono investimenti, punto. Io parlerei... e non investimenti da due sacchi di patate. Ma siamo d'accordo. Allora speriamo che la gente lo capisca. Allora io ti dico, sì, va bene, cioè, io ti dico che l'investimento... Vabbè, se tu pensi dico... che Verdi non può essere dato, diciamo, come contropartita... 1,5 Verdi, 1,8 prende. Esatto, uno prende 1,8 Verdi a Napoli. Esatto. Cacca quanto ha? Ma Cacca, chi? Ma senti, ma è quello, Non lo paga il vuoto. Ma io tengo, adesso se lo riscatti non lo paga più il vuoto. Ma io tengo Cacca, tra Verdi, io tengo Cacca. Sì, ma allora avremo gli stessi problemi di ogni anno, di ogni anno, di ogni anno. Ma sono 6 anni che abbiamo gli stessi problemi, c'è una debacle con... Ma ascoltami, se loro avessero fatto l'investimento su Zapata, sarebbe stato un ottimo investimento con un guadagno, ma molto molto... Vabbè, non possiamo dire neanche questo. No, anzi, Zapata quando era qua non è che aveva... Cioè, va bene, però, allora, ascolta, un momentino, cosa dicevamo qua anche di De Paul fino a ieri? Io penso dell'idea che De Paul è un giocatore sopravvalutato. Anche secondo me, però posso dirti, a Udine... Se lo prende l'Inter, come dicono lì, è scritto te. Per altri e ne è scritto te, il Napoli lo valuta 20 milioni poco più, Giuntoli, mi pare, ma di questi il 20% poi andrà al Valencia. Va al Valencia, quindi vale poco più di Mandragora alla fine, ecco. No, vale meno. Do un cazzotto a te. Però scusa Elio, io vorrei, anzi a Massimo, a me sembra che ultimamente a Udine i giocatori che abbiano qualità non riescano ad emergere. Questo è un discorso che abbiamo già fatto, nel senso che è vero che ci sono stati dei giocatori, mi viene in mente, non so, Bruno Fernandes, Muriel, sì, però non puoi neanche dire che non gli hai dato, perché qualcuno ha detto non gli abbiamo dato il tempo, mi veniva da ridere, Bruno Fernandes è stato qui 4 anni, Muriel è stato qui 3 anni, non è che non gli hai dato il tempo, e allora mi viene da pensare che la struttura... Che è più grave. Sì, che non riesce a far fruttare, a far crescere il giocatore. È molto può grave. Essere un problema anche di allenatore, per l'amor di Dio. Ne abbiamo cambiati talmente tanti che uno buono l'avranno anche trovato. Anche, cioè, anche Guidolin, un paio di certo. Allora andiamo a pensare alla formazione del primo anno di Guidolin quando siamo arrivati quarti. Andanovic, venduto e fa. Benatia, Zapata. Togliamo Domizzi, perché ma dobbiamo togliere Domizzi, Pinzi e Di Natale, gli altri Isla, Ingler, Asamoah, pure Armero, perché lo davano per 5 milioni, l'anno dopo altri ce lo davano in prestito e comunque in casa e la squadra l'ha scudetto. Ho capito, Sanchez, allora hai avuto 8 giocatori che lui non è riuscito a far, tra virgolette, Quadrado e Candreva sono gli unici due che non è riuscito, ma gli altri li ha fatti fruttare tutti. Ma quindi vuol dire che in questo momento è venuta un po' meno la struttura, perché... un po' tanto meno, perché non emerge più nessuno. Sì. L'unico però mi sento dire, e qui mi tolgo un sassolino, che però invece è colpa dell'ambiente, della stampa, che non aspetta i giocatori. Non posso più criticare la società, devo criticare te. A sentirmi dire quello che è colpa dell'ambiente, che non ha più la pazienza. In un ambiente cosa parliamo? Spieghiamo una cosa, che un ambiente come Udine, un ambiente come Udine, come il Friuli, non lo si trova da nessuna parte, perché se però è vero, quello che è successo che quest'anno in Friuli fosse successo, non dico lontano, ma da un'altra parte. Secondo me è una domanda che devono fare in società questa. Per questo noi poniamo le domande, speriamo che ci ascoltino. Sto parlando io, non puoi sempre parlarmi sopra tu, devi smetterlo. Parlava lui sopra, non gli hai detto niente. No, appunto, ma tu smettila, perché tu sei un logorroico, no? A questo punto, scusami. È un inglese. È l'ultima puntata, poi non inglese, vedi più. Poi sei anche fuori dallo Brexit, sei andato. No, non è vero, sono ancora dentro, ho anche votato. Santa miseria, tu e la Brexit. Che cosa hai votato? Va bene.
tu stai buono, tu Gigi, stai buono. Anche, cioè, se questa squadra, secondo te, così come l'hai vista, di che cosa avrebbe bisogno? Io l'Udinese? Sì. Io l'ho vista pochissime volte. Dai, perché... Gigi, no, è vero, è vero. Io ho seguito il Pordenone. Allora, ha bisogno di un attaccante sicuro. Io ritornando al discorso di prima dei ruoli, io ti ho sempre detto che nel mio pensiero, nella costruzione di una squadra, ci vuole un buon portiere, un buon difensore, un giocatore a centrocampo che faccia gioco e una grande punta. Il ruolo più importante è quello di centrocampista, perché? Perché quando voi parlate di giocatori che non esplodono, pure probabilmente non avendo qualcuno che li fa giocare bene, che gli dà ordine, cambierebbero secondo me le cose. Per esempio a Pordenone c'è un giocatore come Burrai, che non è, voglio dire, no, però è uno che sa mettere la palla e giocano bene gli altri centrocampisti che sono vicino a lui, hai capito? Esatto. Quindi certi giocatori che magari non rendono tantissimo oppure non sono ben visti, probabilmente se avessero qualcuno vicino che gli dà i tempi, potrebbero... Un esempio di questo si è notato all'Udinese quest'anno quando Sandro stava bene. Raramente. Quando Sandro stava bene. Che non è un fenomeno Sandro, attenzione. Cioè, tra l'altro è arrivato anche che era infortunato. Esatto, però un mese ancora. Un giocatore come Sandro, ai piedi buoni, riusciva a far giocare comunque bene. Comunque, nel mio modesto pensiero... per esperienza ho visto che determinati giocatori riescono a rendere di più quando vicino a loro c'è qualcuno che gli dà i tempi, chi pensa per loro. Questo è il metronomo, è il pirlo della situazione, che tra virgolette, insomma, diciamo, in quel ruolo abbiamo sbagliato tanti acquisti negli ultimi anni, eh? In tutti i ruoli abbiamo sbagliato. Massimo, che notizie ci sono di mercato in giro adesso? Cronicestano sulle novità sul fronte uscite, Lasagna dove? E Struger Larsen. Ma dove Lasagna? Io credo che Larsen non vada via, vada via Samir. Larsen ha tantissime no, Samir chieste. No, scusami, non va via. Come non va via? Samir, Larsen no, Samir sì. Non credo. Neanche Lasagna credo che vada via. Neanche Lasagna. No. Lasagna è molto chiesto, da Giuntoli. Vabbè. E Lasagna vuole andarsene, soprattutto. Non si capisce perché ha firmato. Perché vuole una squadra più grande, perché ormai vuole fare. Chi vedrà, vedrà. Comunque abbiamo un'estate da passare in serenità. Non dico che sia fattibile. Chi ha avuto, ha dato. Lorenzo, mi consegni un saluto? Sì, veloce perché... Sì, vorrei salutare i nostri radioascoltatori che ci sono stati fedeli da inizio stagione. Questo è un discorso che devo fare io. Ah, scusami. Non ho capito. No, adesso vi saluta lui. Non sapevo che conduceva, eh. No, lui è molto io mi sto allenando perché è l'unico che lo fa. Lo taglio subito, no? Io sono già prossimo anno, cartellino rosso. Attenzione, se manchi tu fa lui. No, non sono già fatto le scarpe. Aspetta, adesso. Hai una serpe in seno? Adesso gli faccio la foto. Io volevo salutare e ringraziare tutti quanti, in effetti, veramente, perché oltretutto dobbiamo dire, anche se la cosa è tecnica e forse non mi dirò, ma abbiamo avuto degli ascolti veramente incredibili, impressionanti, no? E quindi io vi ringrazio perché ci avete avuto la pazienza, ma forse vi siete anche divertiti, è quella cosa che ci piace di più, perché parlando di calcio, nonostante diciamo un'annata con l'Udinese non proprio tra le migliori, poi però va detto che l'80% degli ascolti scriveva grande bozzo sindaco eccetera. Ma adesso bozzo lo facciamo papa. Adesso provvediamo bozzo sì. Papa subito, ecco. Comunque ringrazio anche tutti gli ospiti che si sono succeduti in questo tavolo, da Gigi D'Agostini, che è un frequentatore ormai abbastanza abituale, insomma, due volte all'anno, otto volte al prossimo anno. Massimo Giacomini, Bruno Pizzul, parleremo di Pordenone anche. Devi parlare anche dello Zuccheri del torneo. Il torneo che fanno giornalisti contro ah sì, venerdì c'è alle 16 veloci, fallo te. No, lo so, non è che non so niente, sei più dettagliato. Venerdì a San Vito alla Torre alle 18, rappresentativa dei giornalisti contro Udinese 78. Vecchie glorie, capitanate da Fanesi. Presente anche mio figlio. Tra le vecchie glorie. Va bene, io ringrazio poi soprattutto anche Massimo Meroi, che è stato una colonna portante di questa trasmissione, con Mattia Meroi. Buona serata a tutti. Grazie, Elio Meroi. Tre Meroi, ragazzi, pensate, ho fatto il piano. Gigi, grazie di cuore. Grazie a voi. Bellissimo.
la passionaria. Volevo dire che io ho visto Gigi da giovane, che lo chiamavano Milan, quando mi allenavano a Tricesimo, era bambino. Pensa quanto sei vecchio, vuol dire. Milan quegli anni. E ringrazio Davide Marchiol e Stefano Pontoni di Tutto Udinese che ci hanno dato un supporto eccezionale. Grazie a voi. Attenti, ringrazio proprio per niente. Ma mi ringrazi mai, però. Per cui no, Ernesto, bisogna ringraziare Cristian e tutta la redazione di Spazio, Radio Spazio, per l'assistenza che ci ha dato. Grazie, buona estate a tutti. Ciao. Spazio Sport. Questo programma è offerto